quella è Sofì. No, 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 no. Aspetta, Sofì, ma che è successo? Dammi una mano, aiutami. Benvenuta in una nuova avventura di me contro te. Ma ti sembra normale svegliare le persone così? Ti ho svegliato con la canzone più bella che c'è. La canzone del cowboy, la nostra canzone dell'estate. Su questo non ci piove, sicuramente è la canzone più bella di sempre. Però io stavo dormendo. Mi dispiace, ma devi svegliarti perché è un grande giorno. Perché oggi c'è una sorpresa incredibile per me e per te. Ma soprattutto per me, ma anche per te. Di che si tratta? Beh, è tempo di alzarsi e andare a controllare con i propri occhi. Una sorpresa per me. Già. Hai ordinato un camion dei trucchi? No, trucchi, ma... Trucchi, prodotti, no, per il viso, skin care. No, no, ovviamente non ho ordinato nulla del genere. Vestiti, borsette, scarpe? Ma che stai dicendo? Ma che vestiti, scoperte le scarpe? No, ho comprato qualcosa che probabilmente ti farà arrabbiare, ma che poi capirai ti piacerà. Ma che significa? Se è una sorpresa per me non mi fa arrabbiare. Seguimi, andiamo, usciamo fuori. Chiudi gli occhi però, non guardare. A giudicare dalla tua espressione mi sa che non si tratta né di borsette né di scarpe, no, né di vestiti. Ho okay. Paura. Ok, ok, chiudi gli occhi. Devo chiudere gli occhi? Sì, sì, vai, vai avanti, vai avanti. Ma non vedo niente. Vai, vai, ti guido io. Attenta alla porta. Sarà bellissimo. Vieni con me, Cargiampina, non ti preoccupare. Io mi sono svegliata di soprassalto e adesso devo stare così, con gli occhi chiusi. Sì, 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 sì. Non vedo niente. Usciamo fuori, esci fuori. Tieni gli occhi chiusi, ci siamo quasi. Ok, chissà cosa sarà. Lui mi sta avendo una curiosità. Oh, ecco, mia cara Sofì, ecco a te i quad. Hai capito? Guardali. Era questa la sorpresa. Esatto. E sono bellissimi, no? Ma chi se ne frega dei quad? Ma come chi se ne frega? A me non piacciono i quad. Ma sono pericolosissimi. Ma tu lo capisci, quad. Ma guarda che sono brutti, tutti bruttissimi. Forse quello lì che è giallo magari un pochettino più carino, ma gli altri guarda che schifo, sono tutti bruttissimi. Ma sono bellissimi, Sofì. Ci aspetto oggi una super mega avventura con questi. Sono con quattro ruote e sono fatti apposta per le carciofine come te che non sanno stare su due ruote. Non puoi cadere, non puoi farti male, non può succedere nulla con questi. Sono super sicuri e in più, guarda che spettacolo, hanno le ruote chiodate. Con queste possiamo andare ovunque, nella sabbia, nei ghiacciai, nelle montagne, nei dirupi, nei vulcani. Ma quali dirupi? Ammettilo, questa qui non è una sorpresa per me, è una sorpresa per te. Esatto. Sei il solito coccodè. Che fare una sorpresa a me? Magari mi piacevi trovare, non so, un mazzo di fiori gigante, qualcosa di romantico. Mi fai trovare tre quad. Ma poi cosa ce le facciamo di tre quad? Noi siamo in due. Vabbè, uno era omaggio, prendi tre, paghi due. Ma non importa, ma non ti preoccupare. È il momento di provarli e scoprire la loro potenza. Devo proprio? Sì, sì, ma prima è meglio che forse faccio io. Infatti ho proprio scelto quello verde, del mio colore. E devo ammettere che sono un po' piccolini, però secondo me saranno veramente potentissimi. Dovrebbero avere le batterie e quindi in base alla potenza della batteria dovrebbe andare più o meno forte. Solo che non so come si accende, puoi venire a controllare anche tu. Ma scusami, lui, tu hai preso tre quad e non sai neanche come si accendono. Non ti sei neanche fatto spiegare. No, no, ma ecco, aspetta, guarda. Qui c'è la chiave. Infatti quando giri la chiave si illuminano le luci che indicano la potenza. Qui c'è un interruttore, lo premo? Sì, ma non succede nulla. Non è successo niente? No. Premo questo? Vai.
Non è successo niente, premo quello verde. Ma c'è il clacson. È il mio momento, è il mio momento. Wow, è fighissimo. Come si fa, come funziona? Lui, ma non lo sai accendere? No, ci sarà un modo. È un po' piccolino. Aspetta, vediamo. Di certo non è un monopattino, non cammina mettendo il piede per terra. Se così ah! What? È partito! Ma va velocissimo! Non è stato ma è bellissimo! Wow! Beh, devo dire che non va così veloce come credevo. Va molto piano. Va un po' piano. Sì, ma... Dove sei finito? È fantastico! Beh, devo dire che mi sta venendo un po' voglia di provarlo. Ah, adesso hai voglia di provarlo? Attento, c'erano i gradini! Ragazzi, è stupendo! Ma tu vai alla stessa velocità mia praticamente, eh? Sì, con un saltello riesco ad essere veloce come te. Ok, ok, ma sono curioso di provare anche gli altri. Provo il giallo, quello del mio colore preferito. E come hai fatto? Hai girato la chiave? Beh, per te è praticamente delle dimensioni perfette. Ah! Ah! Che hai fatto? Sono andata indietro. C'è la retromarcia? Lui, sto continuando ad andare indietro. Ma perché va indietro? Devi andare avanti. Non ho capito. Non va avanti, ragazzi. Questo, devi premere questo per andare avanti. Ok, prova, adesso dovresti andare avanti. Qui. Ok, sono pronta. Metto il casco invisibile. Metto tutte, metto ginocchiere, gomitieri, vado. È partito, ragazzi. Ciao, io vado. Adios, salut, ciao ciao. Ma bye, questo bye. Giallo è molto più forte di quello verde. Ma velocissimo infatti. Vado alla massima potenza della luce. Torna qua, Giovina. Grazie. No. Ok, ma i quadri dovranno essere per me. Alla fine è Sofì che ci sta giocando. Stavi rallenta. Allora lui, te lo dico. Più tardi vengono le mie amiche. Facciamo uno per uno e ci facciamo tutte le gare, ok? No, 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 ma chi è tua amica? Grazie mille per la sorpresa, è stata bellissima. No, no, aspetta. Ma così non vale. Mi sei ancora più veloce. C'è il vento che mi trasporta. C'ha finito, merito di caldo. Potresti fermarti un attimo? Giallo lo prendo io. Poi il verde lo do a Lily e il rosso lo do a Cleo, ok? Ciao. No, ma quello è mio. Ok, ok. Fermati un attimo, fermati un attimo. Non riprendere più quel quadro, non ripartire. Questi qui li ho presi per moi, per divertirmi. No, 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 hai detto che era una sorpresa, quindi era anche per me. Sì, ok, era anche per te, ma forse. Forse un bel niente. Tu mi avevi detto che era una sorpresa, e quindi adesso ti faccio quello che voglio, ok? Non mi fai mai nessuna sorpresa. E quindi per una volta che mi hai fatto una sorpresa, i quadri sono miei. Ok, ok, allora facciamo così. Ti propongo una sfida. Facciamo una gara di quad. Chi arriva primo si tiene tutti e tre i quad. Affare fatto. Affare fatto? Oh sì, ci sto. Eccoci sulla griglia di partenza. Il primo che arriva alla fine della stradella sarà il vincitore. Arrivederci, okay? Aspetta, accendo, ciao. È una stretta di mano. Ma dove, aspetta, aspetta. No, cavolo. Vincerò. No, aspetta, rallenta, dopo il mio va chiarissimo. Non so perché. Non per te. Aspettami, rallenta. Non ce la farò mai, ragazzi. Mi sa che il mio è rallentato perché sono troppo pesante. Ok, ok, sto raggiungendo piano piano. Andiamo verso la fine. Andiamo al punto di partenza per prima. Cavolo, ragazzi, irraggiungibile. Guardate dov'è Giuseppe. Siamo per vincere. Vinco ufficialmente. No. Qui qualcuno ha vinto e qui qualcuno ha perso. Quello che ha perso sei tu. E sapete questo cosa significa? Che tutti i quad sono miei. Quindi quello giallo è mio, quello rosso è mio, quello verde è mio. Tutti miei. Grazie per questa sorpresa, lui. Puoi togliere il disturbo. Ma non ci posso credere. Cioè, ho perso la sfida con i miei stessi quad. Puoi togliere il disturbo, poi. No, 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 no. Ma che poi sembrava una gara di Super Mario, di Mario Kart. Sì, sì, certo. Puoi togliere il disturbo, grazie. Mi devo fare i miei giri. Dai, ma poi con tre quad che ci fai? Riprendiamo il mio quad, mi sono affezionata ormai. E non toccarli tu, lui, mi raccomando, perché altrimenti me li scarichi. Tra poco arrivano le mie amiche e dobbiamo fare le gare. Sì, ok. Ragazzi, appena va via, prendiamo subito il quad e scappiamo, lo andiamo a nascondere. Ciao, ciao. Ciao, stai attenta. Ok, Sofì è andata via, è il mio momento. Prendiamo questo qui rosso, giriamo la chiave e pronti via.
Ah, wow! Ehi, ma cos'è lì? Aiutami! Quella è Sofì! No, 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 no! Aspetta! Sofì, ma che è successo? Dammi una mano, aiutami! Che hai fatto? Volevo provare ad andare sul prato, ma ho perso il controllo e non sono riuscita a frenare in tempo e mi sono sbattuto contro il muro. Ti sei fatta male? Non credo, però mi fa male un po' la gamba. Meno male che non mi è caduto addosso. Ma secondo te si è rotto? Non lo so, però non sembra messo bene. Ma l'importante è che tu stia bene. Sì, dai, mi sono soltanto aggraffiato un po' il ginocchio. Riesci ad alzarti? Sì, oh oh, guarda qua. Si è tolta tutta la pelle. Oh. Okay. E invece ho bisogno di una mano per sistemare questo. Però tanto di non averlo rotto, ci tenevi tanto. Ok, vai, aiutami. 1, 2, 3. Ok. Ehi, ma tu perché avevi quello lì? Quello lì? Beh, perché sono venuto in tuo soccorso per aiutarti. Sarà. Lasciamo pure i quad qui e andiamo in cucina e prendiamo un po' di ghiaccio. Magari mettendo il ghiaccio dove ti fa male dovrebbe passarti il dolore o qualcosa del genere. Sì, così almeno non mi gonfia. Ok, comunque, speriamo di no. L'impatto, devo dire che anche se c'era l'erba si è sentito. Ragazzi, se state guardando questo video, mai andare con i quad sull'erba, potrebbe essere un po' difficile. Già, e soprattutto mai andare su quad e moto senza casco come abbiamo fatto noi. Mi sa che per oggi l'avventura si può concludere qui, perché come vedete non è andata a finire per niente bene. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!